Adesso vi racconto una piccola storia ecologica, molto ecologica secondo me, almeno per come me l'hanno raccontata. E cioè il fatto che Adriano Zaccagnini, che è la persona che parlerà adesso e ci racconterà un progetto specifico che è quello dello sviluppo della filiera della canapa industriale in Italia, ma anche cercherà di contestualizzarlo poi nella sua azione politica. Adriano Zaccagnini ha mandato una mail semplicemente all'indirizzo che era disponibile per chiunque per candidarsi e venire a parlare e dicendo io vorrei venire a parlare di questi temi. So che Adriano Zaccagnini è deputato della Repubblica, è stato eletto col Movimento 5 Stelle, adesso nel gruppo di SEL, credo. E però, come una qualsiasi persona che aveva delle cose interessanti da dire, si è candidato, no? Quindi, come spesso capita ai Politicamp, non vedete lo schieramento delle solite facce di politici che sono lì da almeno 20 anni a raccontarci sempre le solite cose, ma c'è questo tentativo di andare a interrogare la società. Ovviamente questo non significa che non ci siano dei politici che hanno delle cose interessanti da dire. E questo però ci dice anche che se vedete qua poche donne a parlare, Annalisa prima scherzava, no? Dicendo ma mi avete chiamato per riequilibrare. No, è semplicemente perché non ci sono candidature, quindi questo è un invito che faccio poi a tutte le donne che hanno delle cose da dire. Dovete anche un po' mettervi voi in gioco perché è inevitabile. Noi maschietti abbiamo spesso la faccia tosta perché siamo abituati dalla società a pensare di avere delle cose molto intelligenti da dire. Magari non è sempre così. Ma Adriano sicuramente è un esempio buono. Sì, ti ringrazio per la presentazione, ma credo appunto sia importante sempre partire dal basso, quindi sempre con uguaglianza porsi di fronte agli eventi, agli incontri o a tutto ciò che ci accade nella vita, perché senza questo spirito di umiltà io credo che non possiamo andare lontano, ma possiamo soltanto cercare il nostro interesse personale nell'immediato. E la riconversione ecologica per me è un motivo di vita proprio perché ho ricercato dopo la mia esperienza universitaria a Roma, Scienze Politiche, dove ho fatto lotte con i movimenti cittadini e degli studenti, ho ricercato l'autosufficienza alimentare ed ecologica e ho fatto un percorso di formazione in ecofattorie e in progettazione di fattorie ecologiche. Quello che in qualche maniera sono riuscito a capire in questo percorso, che poi è diventato anche un percorso formativo di divulgazione, è che la complessità della natura e la difficoltà poi che abbiamo in questo momento di riconvertire il nostro mondo è data anche dall'incapacità che abbiamo della lettura stessa delle relazioni ecologiche e dell'osservazione della natura. In natura noi abbiamo sei relazioni ecologiche principali, relazioni che sono appunto quella della competizione e della cooperazione, le due principali, ma abbiamo anche predazione, esclusione, simbiosi e parassitosi. Ora, concentrandoci appunto su quella della competizione e della cooperazione, queste possono essere declinate come la prima, quella della competizione, come anche la lotta per il potere. E quindi nel campo politico, le relazioni ecologiche applicate al campo politico possono essere la competizione e la verticalità, la ricerca del potere e della decisionalità e dei metodi decisionali. La ridistribuzione invece è una redistribuzione più equa delle risorse, quindi un'orizzontalità è equivalente invece alla cooperazione. Ora, nella nostra società è evidente quanto sia sbilanciato il rapporto fra le due, quanto la nostra società abbia investito e forzato tutti noi a doverci confrontare su un terreno competitivo e quindi che poi è sfociato nell'individualismo e nel consumismo. E dobbiamo recuperare soprattutto attraverso l'osservazione di queste relazioni che esistono nel mondo naturale ma anche nel mondo sociale. E dobbiamo recuperare la capacità appunto di saperle leggere e di dare degli strumenti, delle pratiche affinché sia sostenuta la cooperazione. Questo
Per quanto riguarda la questione prettamente democratica, cioè di deficit democratico che abbiamo in Italia e in Europa, si traduce in nuovi strumenti partecipativi, in un modo di fare politica che sia aperto, che non sia l'equivalente del modello, del modello che ci contrappone l'uno all'altro in una guerra fra poveri ed esalta invece il capitale. Abbiamo bisogno di un altro modello imprenditoriale, come veniva detto poc'anzi, e lo vediamo soprattutto anche perché abbiamo delle sfide grandissime davanti a noi, come quella del trattato di libero scambio fra l'Europa e gli Stati Uniti, il TTIP, dove questo modello neoliberista si vuole imporre e vuole diventare modello dominante globale. In questo caso noi, per quello che noi possiamo fare in questo momento come laboratorio politico, l'innovazione è fondamentale. È fondamentale avere la capacità di innovare, la capacità di riportare al centro la democrazia con i suoi strumenti, quindi gli strumenti referendari o gli strumenti di partecipazione. Immagino ad esempio la partecipazione digitale, che in questo momento della nostra fase storica è esplosa come una vera e propria rivoluzione, come la carta stampata di Gutenberg. Cioè ci troviamo di fronte ad una rivoluzione epocale, e dobbiamo saperla interpretare bene, innovando, facendo quei passi che ci portino a sperimentare la democrazia integrale. Questo, dalla mia esperienza politica parlamentare di questi 2 anni, non è avvenuto questa possibilità, questa fruibilità per i cittadini di partecipare veramente alla politica, non solo perché i partiti mantengono una situazione di conservazione, ma anche perché chi si è proposto come nuovo in realtà ha mistificato questi strumenti. E noi credo che abbiamo questa grande responsabilità, ma anche questa grande sfida che ci può portare a coinvolgerci maggiormente fra di noi, innanzitutto nelle nostre dinamiche decisionali interne. E questo è strettamente legato alla riconversione ecologica, perché se la riconversione ecologica non parte da noi, dalle relazioni fra noi, non ci potrà essere una declinazione di questi, di questi principi della riconversione ecologica nelle cose che facciamo, nell'imprenditoria e nell'economia, che deve essere vettore delle trasformazioni, perché è l'economia che cambia la società, non sono tante volte le leggi a cambiarla, ma è proprio la capacità di spiegamento di nuovi sistemi e relazioni economiche. E fra questi l'agricoltura è centrale. Se ne parlava prima di come l'agricoltura e il cibo in particolare abbiano una centralità nel cambiamento climatico, nell'innalzamento della temperatura e nella possibilità di cambiare il modello di sviluppo, partendo dal modello di sviluppo agricolo e ovviamente passando a quello energetico. Il cibo purtroppo è stato mercificato e finanziarizzato negli ultimi anni, e questa è la grande questione. Il cibo è come l'acqua, in realtà è un bene comune al quale non ci si può sottrarre quotidianamente per la propria esistenza, ed è per questo che è così importante tutte quelle associazioni e gruppi di persone che si sono costituiti in GAS o hanno creato i mercati contadini, avvicinando il produttore al consumatore, saltando tutti quei passaggi intermedi della grande distribuzione organizzata, che è quella che distrugge il reddito degli agricoltori e ci distanzia dalla possibilità di avere dei prodotti genuini a prezzi popolari. Perché è bene che l'Italia sia il primo produttore biologico europeo, è bene che l'Italia vada in questa direzione, nella direzione dell'eccellenza enogastronomica, ma dobbiamo anche e soprattutto pensare alle persone che non hanno disponibilità economiche per avere cibo sano e garantito e certificato, e quindi dobbiamo batterci per avere cibo sano a prezzi popolari. E questo lo possiamo fare dando centralità ai contadini, al ruolo sociale che hanno nelle campagne, a tutto quello che loro sono come presidio di territori che sono sempre più spopolati. Una delle tante proposte che ho portato
in questi 2 anni, oltre a quella della lotta ad un sistema come quello che va in contrasto all'agroecologia, mentre dobbiamo sostenere e supportare un modello agroecologico, quindi senza pesticidi, senza OGM, filiere corte, mercati contadini e biodiversità, una legge di settore che probabilmente vedrà la luce in questa legislatura è quella sulla canapa, una legge di settore sulla canapa industriale. In particolare abbiamo pensato dare un quadro uniforme agli agricoltori e certo affinché potessero coltivare la canapa come qualsiasi altra pianta, come i pomodori o raccogliere le castagne. E lo abbiamo fatto con l'intenzione di innalzare la soglia di THC dallo 0,2 all'1%, una soglia che era inverosimile, dettata dai francesi che hanno il monopolio della canapa in Europa, perché sono gli unici stati bravi a continuare questa coltivazione, che da noi invece è stata distrutta sostanzialmente, le filiere industriali sono state distrutte ed eravamo fra i più grandi produttori di canapa mondiale, di trasformatori soprattutto, perché la carmagnola, la nostra canapa, era la migliore, probabilmente la più resistente soprattutto per i cordami navali. E ci ritroviamo quindi di fronte alla grande sfida di dover ricostruire questa filiera e abbiamo necessità soprattutto di creare degli impianti di trasformazione, di prima, seconda e terza trasformazione, affinché la canapa non sia soltanto utilizzata, ed è per questo che c'è interesse trasversale, come risorsa da biomassa per gli impianti a biomassa, ma sia utilizzata nella diversificazione della trasformazione, quindi della creazione di prodotti a tutto tondo, dagli oli, dalla parte agroalimentare, quindi le farine, gli oli e quant'altro, fino alla parte dei cosmetici o del packaging o della parte in bioedilizia, perché appunto si possono fare i pannelli in calce e canapa. È una grande sfida alla quale si collega ovviamente quella che è un'altra campagna molto presente dentro Possibile, che è quella della legalizzazione per la cannabis. Ma io, rimanendo appunto sulla questione della canapa, voglio dire che è un modo non solo per riconvertire, ma è un modo per riappropriarci delle nostre identità e per riportare sensatezza appunto nella possibilità di coltivarla in tutta Europa, dove il tenore di THC appunto è soltanto allo 0,2, le piante selezionate dai francesi hanno bassi tenori perché hanno un clima differente da noi. Già la carmagnola parte da uno 0,3-0,4 naturale e in 2-3 anni ritorna ai livelli naturali di THC, che sono quelli della canapa sativa, quindi al 5-6-7% di THC. Per mantenere le sementi certificate abbiamo appunto predisposto un dispositivo che permetta agli agricoltori di non incorrere in controlli ulteriori da parte delle forze dell'ordine se il tenore di THC arriva fino all'1%, un po' quello che succede negli Stati Uniti, dove però la soglia è ancora più alta, arriva fino al 3%, e poi dal 3% in su si tratta invece di canapa sativa per uso terapeutico o ludico. In ultimo, e chiudo ovviamente perché il tempo è tiranno, io credo che questo laboratorio politico Possibile sia molto importante, perché è il laboratorio sulla scena politica in questo momento più innovativo. Noi non possiamo fermarci, non ci possiamo fermare di fronte alle spinte o anche alle resistenze di conservazione di altri soggetti politici che vivono la politica con altri meccanismi, meccanismi novecenteschi a volte, o meccanismi falsificati di falsa innovazione. Dobbiamo cercare di dare il massimo e appunto per creare un mondo nuovo, un nuovo modo di fare politica, e all'interno di questo mondo nuovo la riconversione ecologica non può che essere centrale, e quindi le nostre pratiche quotidiane, quello che scegliamo quotidianamente è quello che è già fare politica sostanzialmente.